Margherita Mazzantini ha 3 reni e 2 pancreas. Malata di diabete da 13 anni, vive grazie ad un trapianto congiunto che le ha regalato una nuova vita inaspettata. Ha ripreso il lavoro, si è laureata, fa parte della nazionale italiana trapiantati di pallavolo, come spiega al microfono di Francesca Piatanesi. Mi chiamo Margherita Mazzantini, ho 46 anni e da 13 anni vivo grazie al dono di un rene e un pancreas da un donatore cadavere. Vivo questa nuova opportunità appunto grazie al mio donatore, altrimenti non so se ci sarei ancora stata ed eventualmente in che condizioni sarei in questo momento. Margherita scopre di essere ammalata di diabete a 6 anni. Nonostante la dieta e le iniezioni di insulina, la malattia avanza. Dopo alcuni anni arrivano le complicanze, la prima agli occhi, alla retina, poi ai reni. I medici le parlano di nefropatia diabetica. Per lei si prospettano 2 strade, la dialisi con prospettive di vita ridotte oppure il trapianto. Ho scoperto che non avrei subito, come molti pensano, come anch'io pensavo all'epoca, l'asportazione di uno o di entrambi i reni per far posto al nuovo rene, perché la nefrectomia, cioè l'asportazione di un rene in questo caso, ma di un organo in generale, è addirittura più pericolosa come intervento dell'applicazione, quindi dell'aggiunta di un nuovo organo. E quindi mi è stato detto che dopo il trapianto, qualora fossi riuscita appunto a ricevere questo immenso dono, avrei avuto 3 reni e 2 pancreas. Una volta entrato in lista sono stata molto fortunata a trovare un donatore compatibile e sono trascorsi solamente 6 mesi, che sono decisamente pochi, purtroppo le liste d'attesa sono molto più lunghe. Io pensavo, prima di fare il trapianto, che a causa della terapia antirigetto che abbassa le mie difese immunitarie sarei dovuta vivere sotto una campana di vetro, perché non conoscevo altre persone trapiantate e quindi non sapevo esattamente quello che mi sarebbe successo. Da donna super accessoriata, come oggi ironicamente si definisce, per via dei 3 reni e 2 pancreas, dopo il trapianto Margherita riprende il lavoro in banca, si laurea in filosofia, riscopre lo sport e grazie all'ANED, l'Associazione Nazionale Dializzati e Trapiantati, entra a far parte della Nazionale Italiana Trapiantati di Pallavolo. Dal 2005 ogni 2 anni parte da Osimo, dove vive, per partecipare con la sua squadra ai mondiali dei trapiantati, che nel 2009 in Australia le regalano la medaglia d'oro nel beach volley. Da pochi mesi è coordinatrice delle competizioni nazionali. Ho scoperto che non solo non dovevo rimanere chiusa in casa sotto una campana di vetro come pensavo all'inizio, ma che potevo fare sport e potevo farlo ad alti livelli, frequentando tra l'altro 5-6 mila persone trapiantate di tutto il mondo ogni volta che andiamo appunto ai mondiali. Mi sono accorta che il trapianto amplifica la vita, quindi rende la vita non normale, eccezionale. Noi siamo convinti che le persone, vedendo il risultato tangibile di un trapianto, sicuramente si pongono degli interrogativi e riescono a meglio apprezzare e condividere l'importanza della donazione. Purtroppo gli organi non sono mai abbastanza e ci sono persone che muoiono in lista d'attesa aspettando un cuore, aspettando un fegato. Anche per questi nostri amici che noi ci impegniamo così tanto nello sport e anche nella vita in generale, per chi sta ancora aspettando, per chi ci ha donato.